All'inizio di tutto c'era solo il caos. C'erano già gli elementi che avrebbero formato l'universo, ma erano completamente mescolati, in una massiccia assenza di significato. Questa era di caos primordiale durò per lungo tempo. Poi dal caos emerse Gaia, la Madre Terra, una dea il cui potere era l'estrema fertilità. La dea Gaia diede vita al nostro pianeta e creò tutta la terra che lo ricopre. Ella partorì numerose divinità primordiali, come Ponto, il dio del mare, e gli Urea, le divinità delle montagne. Diede alla luce il dio Urano, un essere supremo che avrebbe personificato il cielo, regnando su ogni cosa. Urano prese Gaia in moglie. Anche Nyx, la dea della notte, emerse dal caos. Attraversava il cielo ogni giorno, coprendolo con il suo nero mantello. Al crepuscolo, Urano e Gaia si riunivano. I frutti di questa unione cominciarono rapidamente a germogliare. La dea diede alla luce creature spaventose, tra cui gli Ecatonchiri, mostri con 100 braccia e molte teste, e i Ciclopi, possenti esseri con un occhio solo. Urano e Gaia diedero anche origine a una nuova generazione di dei, potenti esseri che sarebbero diventati noti come Titani. Il Dio Celeste, quando vide la potente prole che aveva generato, cominciò a temere di essere detronizzato. Così passò all'azione. Urano gettò tutti i suoi figli nel Tartaro, un luogo oscuro nelle profondità della Terra. Inorriditi, i Titani percossero con violenza le pareti del Tartaro, cercando di fuggire. Erano intrappolati nel grembo di Gaia. La rivolta di quelle creature così potenti procurò un intenso dolore alla madre, che soffrì terribilmente. Gaia non poteva sopportare quella situazione e decise di cospirare contro suo marito. La dea chiese a uno dei suoi figli di distruggere Urano, ma tutti i Titani rifiutarono, tranne Crono, il più ambizioso, che era convinto di riuscire a svolgere quel compito. Crono ricevette una falce fatta di diamante e, brandendola, si diresse verso il cielo. Nella residenza celeste di Urano, Crono trovò il signore degli dei addormentato su una nuvola. Con un colpo secco della sua falce, il Titano castrò suo padre. Il grido di dolore di Urano fu udito in tutto l'universo. I cieli furono dipinti di rosso vivo, il sangue di Urano. I testicoli di Urano furono gettati nell'oceano e, data la sua incredibile fertilità, molte divinità emersero nelle acque. Crono tornò vincitore e liberò i suoi fratelli imprigionati. In quanto grande eroe della rivolta, fu consacrato come il nuovo signore supremo dell'universo. Crono non liberò né gli Ecatonchiri né i Ciclopi, perché li considerava molto pericolosi. Essi rimasero nel Tartaro. Dopo il banchetto, il nuovo sovrano fu visitato dallo spettro di suo padre, che gli rivelò una terribile profezia. Gli disse che, come suo padre, era stato detronizzato da un figlio traditore, anche Crono avrebbe perso il trono supremo per mano del suo stesso figlio. Quello era il suo terribile destino. Crono regnava incontrastato sull'universo, dopo aver detronizzato suo padre e liberato i Titani. Come suo padre, il dio Urano, Crono iniziò a spadroneggiare sul mondo. Con l'appoggio dei Titani, non aveva rivali. Ma nonostante avesse il potere supremo, il Titano viveva tormentato dalla maledizione invocata da suo padre, che diceva che uno dei suoi figli sarebbe stato artefice della sua caduta. Crono era disposto a fare qualsiasi cosa per evitare questo destino. Il sovrano si sposò con la Titanide Rea, una divinità amata e rispettata da tutti. La regina dei Titani ebbe presto la sua prima figlia, risvegliando in Crono il suo lato più mostruoso. Rea diede alla luce un nuovo tipo di divinità,
che sembrava superiore alla generazione precedente. Il titano chiese di prendere in braccio la sua prima figlia e la chiamò Estia, una delle divinità più amorevoli di sempre. Ma negli occhi della bambina, Crono vide il suo terribile futuro. Un orribile impulso spinse il titano a divorare sua figlia. Crono strappava i neonati dalle braccia della madre, che, impotente, cercava di impedire al titano di divorare un altro dei suoi figli. Ella implorò invano, ma non riuscì ad ammorbidire il duro cuore del titano. I bambini venivano divorati uno ad uno. Ma Rea promise a se stessa che non avrebbe permesso a quel mostro di divorare il suo prossimo figlio. La regina restò di nuovo incinta, ma aveva un piano per salvare il bambino dal suo terribile marito. Rea si nascose in una grotta sull'isola di Creta, dove intendeva partorire lontano da Crono. Diede alla luce un bellissimo bambino, dal potere incredibile. Rea sentì che le Moire avevano tessuto un futuro glorioso per suo figlio e lo chiamò Zeus. Rea lasciò suo figlio alle cure delle ninfe e dei coribanti, che batterono forte i loro scudi per attutire il suono fragoroso del pianto del bambino divino. La regina avvolse una pietra in un panno e la portò da suo marito. Crono la stava aspettando, pronto a divorare un altro figlio, e ricevette il falso bambino dalle mani di Rea. Crono ingoiò la pietra senza battere ciglio, mentre la regina piangeva in ginocchio. Ma questa volta le lacrime non erano di tristezza, ma di emozione per aver salvato la vita di suo figlio. Sull'isola di Creta, Zeus fu allattato con il latte della capra Amaltea, diventando ogni giorno più forte. Il dio crebbe fino a diventare un dio potente, pronto a compiere il suo destino. Da adulto, Zeus fu visitato inaspettatamente da Meti, una divinità saggia, che gli fece un regalo decisivo per il suo viaggio. Meti rivelò a Zeus il terribile destino dei suoi fratelli, imprigionati nello stomaco del titano. Ma con quella pozione, Zeus avrebbe potuto liberare gli altri dei. Zeus, sotto mentite spoglie, si recò sul Monte Otri, la fortezza dei titani. Lì offrì la pozione a Crono, presentandogliela come una prelibatezza squisita. Crono si sentiva invincibile e non credeva che qualcuno avrebbe osato complottare contro di lui. Così accettò la pozione. Il titano bevve tutta la pozione, ma aveva uno strano sapore. Presto cominciò ad avere la nausea. Il potente titano vomitò tutti i suoi figli: Estia, Era, Demetra, Ade e Poseidone. Erano già adulti e bruciavano dal desiderio di vendetta. Crono vomitò anche la pietra ingoiata a tradimento. Con i suoi fratelli al fianco, Zeus guidò una rivolta che avrebbe cambiato per sempre il destino dell'universo. Dopo aver liberato i suoi fratelli dallo stomaco del titano Crono, Zeus li condusse sulla cima del Monte Olimpo, la montagna più alta della Grecia. Lì si sarebbe stabilito il quartier generale degli dei ribelli, che avrebbero combattuto contro la tirannia dei titani. Questa ribellione diede origine alla Titanomachia, meglio conosciuta come Guerra dei Titani. Dal suo trono sul Monte Otri, Crono convocò tutti i suoi alleati titani per la grande battaglia. Il generale dell'esercito di Crono era il titano Atlante, che avrebbe guidato gli attacchi contro gli dei dell'Olimpo. Le pianure della Tessaglia furono il campo di battaglia tra gli eserciti degli dei e dei titani. I titani cominciarono a prevalere sugli dei a causa della loro immensa superiorità fisica. Zeus, consapevole della potenza dell'esercito dei titani, liberò le strane creature con un occhio solo, conosciute come ciclopi.
Questi, in segno di gratitudine, forgiarono armi formidabili per gli dèi. Zeus ricevette il suo famoso e potente fulmine. Poseidone ricevette un maestoso tridente capace di creare terremoti e tsunami. E Ade, l'elmo del terrore, che gli dava il potere dell'invisibilità. Grazie a queste nuove armi, gli dèi riuscirono ad affrontare gli enormi titani. L'esercito di Crono lanciò intere montagne contro gli dèi. La battaglia tra gli dèi e i titani durò quasi 10 anni, piena di intensi combattimenti corpo a corpo, e la bilancia sembrava pendere dalla parte dei titani. Zeus decise di liberare i temibili ecatonchiri del Tartaro, giganti con 100 braccia e 50 teste. Le orrende creature ebbero un impatto decisivo sulla guerra. L'esercito dei titani fu preso dal panico quando si imbatté in quelle creature grottesche. Zeus raccolse tutto il suo potere per dare ancora più energia al suo potente fulmine. Zeus colpì la testa di Crono e l'impatto del colpo scosse l'universo. I titani furono sottomessi e puniti in modo esemplare. Crono e i suoi alleati furono condannati a un'esistenza di prigionia nel Tartaro e gli ecatonchiri assunsero il ruolo di carcerieri. Zeus riservò una punizione speciale al titano Atlante, capo delle truppe titaniche. Fu condannato a portare il peso della sfera celeste sulle sue spalle per tutta l'eternità. Gli dèi olimpici ora regnavano supremi. Sotto il comando di Zeus, un nuovo ordine iniziò nell'universo. All'alba dei tempi scoppiò una grande guerra tra esseri divini. Divinità di diverse generazioni combattevano per il predominio assoluto dell'universo. Gli dèi più antichi erano conosciuti come titani, divinità gigantesche e potenti governate dal titano Crono. Crono dominava l'universo con il pugno di ferro, da quando aveva castrato suo padre con una gloriosa falce e aveva usurpato il suo trono. Trincerati sulle alture del Monte Olimpo, il potente Zeus e i suoi fratelli combattevano la tirannia dei titani. Nelle fucine dell'Olimpo, i ciclopi crearono potenti artefatti per aiutare gli dèi nella loro guerra contro i titani. Zeus fu dotato di potenti fulmini, Poseidone ricevette il suo glorioso tridente e Ade ricevette l'elmo del terrore. La guerra tra gli dèi e i titani divenne nota come Titanomachia e per 10 anni le divinità si scontrarono in feroci battaglie. Zeus scese nelle profondità del Tartaro per incontrare gli ecatonchiri, creature con innumerevoli braccia e molte teste. Questi esseri erano fratelli dei titani, ma anche loro temevano il loro potere. Per questo erano stati imprigionati nel Tartaro. Zeus spezzò le catene che legavano le creature ed esse si impegnarono a combattere al fianco degli dèi. Aiutati dagli ecatonchiri, gli Olimpi riuscirono a far pendere la bilancia del conflitto a loro favore. Con l'aiuto dei suoi fratelli, Zeus riuscì a sottomettere Crono e a mettere in ginocchio il più potente dei titani. L'esercito sconfitto fu mandato nel Tartaro, dove i titani sarebbero stati imprigionati per sempre. Zeus mostrò a tutti la leggendaria falce di Crono. Questo dimostrava chiaramente che lui era il nuovo sovrano dell'universo. Ma Zeus desiderava porre fine ai regni tirannici che fino a quel momento avevano flagellato il mondo. Così convocò Ade e Poseidone per un incontro. Zeus condivise parte del suo potere con i suoi due fratelli. Ade sarebbe stato il sovrano degli inferi, la regione dove lo spirito degli uomini si dirigeva dopo la morte. A Poseidone spettavano i mari e gli oceani. Dal suo palazzo sottomarino avrebbe governato il mondo del mare. Intanto Zeus avrebbe regnato sui cieli, governando l'universo dal suo trono sull'Olimpo, come Dio Signore degli Dèi. Dopo la grande vittoria sui Titani,
gli dei costruirono un glorioso palazzo in cima al Monte Olimpo, che divenne la dimora degli dei. Con il passare del tempo, nuove divinità si unirono agli Olimpi originali e ciascuno contribuì ad aiutare Zeus a stabilire l'ordine nel mondo. Ma nel profondo della Terra stava emergendo una terribile forza del caos, il cui unico intento era quello di porre fine al regno degli dei dell'Olimpo. Gaia, la madre Terra, stava concependo una creatura dal potere infinito per vendicarsi della decisione degli dei di imprigionare i loro figli nel Tartaro. La Terra si spalancò e un possente urlo risuonò nelle profondità dell'oceano, infondendo il terrore nei cuori di tutte le creature marine che assistevano. L'enorme bestia distrusse tutto sul suo cammino e il caos iniziò a diffondersi nei domini di Poseidone. Il dio dei mari, assistendo alla distruzione del suo tempio sottomarino, fu preso da una furia incontenibile e affrontò la creatura. Poseidone si confrontò con la bestia e solo allora si rese conto di quanto il suo avversario fosse potente. Tifone, questo era il nome della creatura, sferrò un colpo talmente possente che sarebbe stato in grado di mettere in ginocchio il più potente dei titani. Poseidone a sua volta scagliò il suo tridente con tutta la sua forza, colpendo la creatura nel petto e scaraventandola via. Il glorioso dio dei mari aveva la bestia ai suoi piedi e dichiarò che questo era il destino di coloro che osavano opporsi a lui. Ma con grande sorpresa di Poseidone, la creatura non era ancora stata sconfitta. La bestia afferrò il tridente conficcato nel suo petto e lo lanciò contro il dio, che schivò facilmente il colpo. Ma il lancio era solo un diversivo. Il mostro voleva distrarre il dio dal vero colpo che sarebbe seguito. Il dio fu atterrato dal mostro e non riuscì a liberarsi dai tentacoli che lo strangolavano. Tifone sbatté più volte il dio contro il suolo, facendogli perdere i sensi. Poseidone fu salvato da Delfino, il suo fedele animale, che lo portò via dalla lotta. Dall'alto dell'Olimpo, gli dei videro la distruzione scatenata sul mondo degli uomini e decisero che la bestia doveva essere fermata. Apollo, Artemide e Ares presero le loro armi e partirono per affrontare la creatura. Gli dei gemelli colpirono la bestia con le loro frecce divine. Approfittando della distrazione causata dai suoi fratelli, Ares saltò sulla schiena di Tifone e affondò la sua lancia nella bestia. Tifone afferrò Ares e lo gettò violentemente contro Artemide. Il mostro strappò via la lancia di Ares dal suo corpo, la lanciò come un dardo contro il dio del sole, trafiggendo la sua spalla. Il trio divino era stato facilmente sconfitto e ora il mostro si stava dirigendo verso il Monte Olimpo. Tifone stava ora andando incontro al suo destino e tutto ciò che voleva era mettere in ginocchio gli dei. La bestia creata da Gaia aveva già sconfitto 4 degli dei più potenti. Ares, Apollo e Artemide erano stati sbaragliati da Tifone. Nemmeno il grande e potente Poseidone era riuscito a fermarlo. Quando videro che il mostro stava già scalando il Monte Olimpo, le divinità in preda al panico abbandonarono la dimora celeste travestite da animali, fuggendo in Egitto. Nella terra dei faraoni, le divinità a forma di animali furono riconosciute per la loro natura celeste e per questo cominciarono ad essere adorati come degli dei. Sul Monte Olimpo, solo Zeus e sua figlia Atena erano rimasti ad affrontare Tifone. La bestia continuava a vomitare fiamme, mentre la dea si proteggeva dietro al suo scudo sacro. Atena caricò il mostro, cercando di colpire Tifone al cuore, ma la dea fu afferrata a mezz'aria e gettata contro un pilastro. Zeus cercò di difendere la sua figlia prediletta scagliando una delle sue saette, ma guardò disperato la bestia bloccare il suo attacco con facilità. Zeus fu atterrato da un potente colpo e mentre cercava di rimettersi in piedi, intravide la falce di Crono, l'unica arma in grado di uccidere un dio. Zeus brandì l'arma di suo padre, deciso a distruggere Tifone. Il dio tagliò i tentacoli che cercavano di bloccare il suo cammino e tentò di mozzare il collo del mostro. Tifone schivò il colpo,
e sferrò un violento contraccolpo. Zeus, ormai ferito, lasciò cadere la falce di Crono. Tifone afferrò l'arma divina e il signore degli dei fu completamente alla sua mercé. Il dio fu sollevato da terra da Tifone e, usando la falce, strappò i tendini di Zeus. Il dio supremo fu sconfitto e Tifone esultò per la vittoria. Dopo aver compiuto la sua missione, Tifone si liberò della sua forma bestiale, sostituendola con una che riteneva più nobile per il nuovo sovrano dei cieli. Senza i suoi tendini, Zeus era completamente indifeso. Tifone incaricò sua moglie, Echidna, la donna serpente, di proteggere la scatola che conteneva i tendini di Zeus. Nel frattempo, Zeus fu incatenato in modo umiliante. Ma il dio aveva ancora degli alleati: Pan, il dio della natura, ed Hermes, il dio messaggero dai piedi veloci, che stavano cercando di escogitare un piano per recuperare i tendini di Zeus. Gli dei aspettarono che Tifone si fosse allontanato dai tendini prima di procedere con il piano. Con il suo potente grido, capace di generare il panico nel guerriero più coraggioso, Pan mandò Echidna in uno stato di confusione. Contemporaneamente, Hermes usò tutta la sua velocità per rubare la preziosa scatola. Mentre Pan cercava di distrarre la donna serpente, Hermes corse da Zeus per liberarlo. Il dio ruppe le catene che imprigionavano suo padre e gli restituì i tendini. Zeus si alzò di nuovo e il suo cuore ribollì dal desiderio di vendetta contro Tifone. Un servo informò Tifone che Zeus era stato salvato e che stava cercando vendetta. Tifone si infuriò quando scoprì che il suo prigioniero era fuggito. Incerto sul suo destino, egli decise di visitare le Moire, le donne che tessono il destino degli uomini e degli dei. Esse gli rivelarono che il suo nuovo incontro con Zeus era imminente e che se non avrebbe fatto nulla, la sua sconfitta sarebbe stata inevitabile. Le Moire gli diedero un frutto, spacciandolo per una prelibatezza magica che avrebbe aumentato il suo potere. Ma quello che Tifone non sapeva è che le Moire odiavano tutto ciò che il mostro rappresentava, perché lui era un agente del caos, mentre loro sostenevano l'ordine. Il frutto offerto al mostro era avvelenato. Tifone iniziò a sentirsi male e perse parte della sua forza. Fu allora che Zeus apparve per la resa dei conti definitiva. Il dio e il mostro combatterono. Grazie al frutto delle Moire, Zeus e Tifone combatterono ad armi pari. Ma il coraggio del mostro iniziò a vacillare quando si accorse che non aveva più la superiorità sul suo nemico. E la fiducia di Zeus crebbe a dismisura quando si rese conto della paura del suo avversario. Tifone si accorse che non avrebbe mai trionfato in un combattimento equo e assunse la sua forma colossale. Zeus schivò gli attacchi dei pericolosi tentacoli e questo frustrò sempre più il suo avversario. Il dio capì che era il momento di riprendere l'iniziativa e attaccò. Il signore dell'universo concentrò tutto il suo potere in un unico fulmine. Il dio scagliò il suo devastante fulmine al volto di Tifone. Il gigantesco mostro cadde, ma era immortale, proprio come gli dei. Zeus allora richiamò a sé tutta la sua forza divina e scaraventò una enorme montagna sulla creatura. Tifone fu infine sconfitto definitivamente e imprigionato. Sotto l'enorme montagna sull'isola di Sicilia, il mostro Tifone rimane imprigionato. Nei suoi momenti di furia, la bestia fa sputare fuoco e lava alla montagna. Questo enorme vulcano è noto come Etna, uno dei più attivi al mondo. Migliaia di anni dopo, è ancora possibile vedere la furia di Tifone.